Allora, siamo con Marco Tajana, presidente degli Ignite. Allora, dobbiamo commentare purtroppo ancora una sconfitta. Questa come la giudichi rispetto a quella della settimana scorsa? Secondo me abbiamo fatto la settimana scorsa magari non benissimo, ma secondo me la settimana scorsa, cioè, il problema vero è che va inquadrata la squadra, da secondo e terzo posto, che senza Benzoni, che è di una spanna il giocatore indiscutibilmente più forte che abbiamo, diventano, anche perché non è solo la sua presenza con 15 punti almeno di media, è anche che libera gli altri. Stasera secondo me abbiamo fatto una partita buonissima, abbiamo giocato contro una squadra che è discutibilmente la più forte del nostro girone e una delle migliori di tutto il campionato. Loro giocano in 10, hanno 4 lunghi, abbiamo messo lo spirito giusto, abbiamo buttato via tante occasioni per riprenderla, perché siamo andati lì sempre a 3, a 5, sbagliando dei tiri o delle scelte anche per stanchezza. Secondo me abbiamo fatto una buonissima prestazione. Poi questi sono i più forti, sarò nella squadra più forte del girone e noi siamo stati dietro fino alla fine. Adesso lasciamo stare il punteggio finale, che chi lo legge sul giornale o sul sito, non vedendo la partita, chiaramente non può sapere cosa c'è dietro questo risultato. Noi a 3 dalla fine eravamo a meno 6 e abbiamo buttato via 3 palloni per segnare, quindi secondo me era una buona prestazione. Poi ripeto, non essere piaggini, togli il giocatore più forte nettamente che abbiamo in roster, e devo dire che stasera il buon De Conto, che abbiamo preso in settimana e ha fatto un allenamento solo, ci ha dato comunque una buonissima prestazione, un aiuto. Però Benzoni è come Sassaronno, che ne ha comunque 9, togliessi Mariani. Anzi, è peggio per noi, perché per noi Benzoni ha più valore, però concettualmente è quello. Noi adesso dobbiamo stare tranquilli. Adesso abbiamo fatto due partite con le due più forti. Adesso da sabato sicuramente troveremo un livello, penso, un po' più basso, e quindi dobbiamo cercare di cominciare a vincere e via. Però questo è un po' il ragionamento. Grazie Marco, buona serata.